Un turismo boom, quello della Puglia nel mese di agosto. A Porto Cesareo, però, la sindaca Silvia Tarantino lancia l'allarme. C'è troppa gente e le forze dell'ordine in campo non sono sufficienti a garantire la dovuta sicurezza. Il paese, che d'inverno conta 6.000 abitanti, oggi segna 200.000 presenze al giorno. Troppe per riuscire ad evitare episodi spiacevoli come la rissa avvenuta qualche giorno fa in pieno centro. I tanti giovani che quest'anno hanno scelto il porto sulla costa ionica hanno portato un turismo a cui non si era abituati, una movida notturna che richiede più controlli. Il problema è che forze dell'ordine ce ne sono poche, pochissime per quanto è vasto il territorio, e di conseguenza non riescono a controllarlo questo territorio, e quindi atti di vandalismo quotidiani, sporcizia a tutto andare, sti ragazzi buttano dappertutto la roba, si ubriacano, risse una sera sì e l'altra pure. Vediamo sempre più flusso di personale, sempre più personale ogni anno, ma in quest'anno in particolare per via della situazione sanitaria è ancora, diciamo, un po' più problematica la cosa. Dalla prefettura di Lecce annunciano interventi straordinari, pur sottolineando che l'attenzione su Porto Cesareo non è occasionale. I controlli c'erano, adesso saranno incentivati, in ogni caso sarà anche l'amministrazione locale, adotterà atti ulteriori al pari di quanto è stato fatto per Gallipoli, ripeto, oltre ad un approfondimento e un intervento straordinario da parte delle forze dell'ordine.